Ciao ragazze, Ciao ragazzi, eccoci qua con questo nuovo video. Io una sono. ricetta stregata. Mamma, giochiamo. Stregati. Vedete che piango sangue, sangue negli occhi. E qua ho un neo che brucia. No, di là. Ho un neo che sembra più una mosca. Perché io sono una strega. Eccoci qua! Siamo qua per farvi un video. ma forse sono messi apposta per volare, guarda. Comunque, siamo qua per farvi video tema Halloween. Che ci avete tanto richiesto, perché anche l'anno scorso l'abbiamo fatto tema Halloween, però chi eravamo? Eravamo la famiglia Adams. E adesso invece siamo bamboless. Io bambola e lei io strega. Una strega malefica, finalmente! Toviola! Nella tua indole più verace. Cioè praticamente tu, anche se ti devi questo travestimento, sei comunque una strega. Semplicemente comprato la tua natura di strega. Il rossetto viola ti sta benissimo. Ti sta bene il rossetto rosso sangue. E poi guardate, non potete dire che è sbavato, perché l'ho sbavato apposta. Quindi adesso stavolta veramente sbavato, ho fatto le labbra a cuoricino. Dobbiamo fare una ricetta con la zucca. Ovviamente, perché voi ci avete tanto chiesto questo video anche per vedere una ricettina della zucca. Questa è la nostra zucca del nostro orto. Sì, del nostro orticello. Oh, com'è pesante, guardate com'è bella. E noi piace tantissimo la zucca, quindi aspettatevi tante ricette, non solo questa, perché comunque questa è di Halloween, ma il tema dell'autunno è la zucca, quindi ve ne faremo tante altre. L'anno scorso abbiamo fatto la ricetta dei muffin dolci, andate a vedere il video se non l'avete visto. Quest'anno invece li facciamo salati. Salati, quindi guarda qua, ho messo la cannuccia con lo scheletro qua, ora viola. Per qua la cannuccia viola con lo scheletro viola. No vabbè, sei proprio tu, guarda. E vi chiedete tutte le cose dove le abbiamo comprate, da Tiger. Vi abbiamo fatto anche il video haul, dove vi abbiamo fatto vedere tutti i nostri acquisti sul primo canale, quindi andatelo a vedere. Abbiamo fatto vedere questo, con già un altro video pazzo anche quello. Vabbè, siamo bellissimi. Muffin salati alla zucca. Ok, iniziamo. Sono buonissimi. E allora, mentre la zucca l'abbiamo scaldata, si sta raffreddando, iniziamo a pesare gli altri ingredienti. Noi utilizziamo la farina integrale, voi potete utilizzare qualsiasi farina. Ad esempio, se siete intolleranti al glutine, anche quella di riso sì, va benissimo. Ottimo. Un uovo! One egg! Ok? Stasera siete tutti invitati al nostro party Halloween a mangiare i nostri muffin. Ah, sarebbe bello invitarle tutte quante, vero ragazze? Tutte travestite da sole. Tutte qua, venite qua, tararara, tutte travestite, e noi vi offriamo un muffin. Una figata pazzesca. Olio? Olio extravergine d'oliva. D'oliva. Invece del burro. Esatto, perché infatti questa ricetta è comunque anche ad Halloween. Healthy Halloween. Sana, healthy, fit, light, qualità style. Ma buonissima. Buonissima. Poi, mentre Nancy mi passa le spezie stregate, ci metto un po' di spezie, perché a noi piacciono molto speziati. Voi ovviamente potete anche non metterli. Noi mettiamo la paprika, poi un po' di curry, che è arancione, quindi dà tutte anche spezie colore. Arancione. Brava. Potreste mettere anche lo zafferano. Sì, è vero. Curcuma, quello che volete. A noi okay. Piacciono queste. Certo. Un pizzico di sale. La magia è fatta. Noi ci mettiamo anche un po' di parmigiano grattugiato, che dà più sapore a questi muffin alla zucca speziati, stregati. Meno male che li faccio io, perché se li faceva la Nancy sicuro erano avvelenati, ragazze, morivate. Ci pure la zucca. No vabbè. Mi raccomando ragazze, metteteci tanti pollici in su se vi piace i nostri preparativi. Guardate come ci siamo vestite carine. Sì, è vero, tanti like già solo per qui il nostro look. Anche Pupi tema Halloween. Pupi col cappellino se lo toglie.
le mie ricchietelle. Papà Pupi! Ehi, Papà Pupi! Ehi, fantasmina! Ciao! È buona! La nostra zucca l'abbiamo cotta a vapore praticamente, quasi bollita, e adesso l'abbiamo frullata. Mettiamo anche qualche goccio di acqua, un mezzo bicchiere più o meno. Poi vi regolate voi, non deve venire troppo molle l'impasto, e potete mettere anche del latte se volete. La consistenza deve essere morbida ma comunque compatta e non liquida, mi raccomando. E per finire mezza bustina di lievito, quello là istantaneo per pane e pizza, per salati. Okay, questi qua sono degli stampini in silicone, quindi la cosa bella è che non vanno unti. Allora, perché è bianca, noi per fare questo trucco ci ha messo la roba bianca, quindi lei è bianca e arancione, è proprio di Halloween. È una zucchetta. È una zucchetta, guarda com'è carina quella zucchetta in testa. Ragazzi, infornate i vostri muffin salati, stregati, speziati alla zucca e fate cuocere circa 30 minuti a 180 gradi. Tra poco vedete il risultato. Ecco i nostri meravigliosi muffin. Qua ci abbiamo messo un poco di salsina agrodolce. Invece questi qua sono senza la forma zucca. Guardate come sono belli, sono super soffici, sembrano dei piccoli panettoncini. Li mangiamo? Yummy! Buon appetito! Quindi ragazzi, questo è tutto, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Buon Halloween! Buona zucca a tutti, lasciate tanti like per questo video e iscrivetevi a questo canale. Tanti baci stregati! Invece di baci stellari, baci stregati! Ciao! Vi aspettiamo dopo per il party! Invece della bacchetta magica. Ma tu chi sei? Io sono una strega. No, sembri quello, sono la zingara che fa le carte dalle carte. La luna nera. Sono morta. No, aspetta, silenzio. Viola, cosa in me?